Pala Tricallo, Pala Lombrone di Chieti, 2500 presenze, praticamente il pianone è finita male per l'Italia, ma si tratta di un'amichevole, tra l'altro senza quanto regna e con i principali attori non in giornata giusta, 1-3, nettamente i primi due set persi, poi l'Italia cambia tutto con Blengini, 2-1, fa soffrire il suo pubblico fino al 24-25 pari, poi perde 25-27 il quarto set, 1-3. Fabio Di Camillo, presidente FIBA Abruzzo, però la prima cosa, che pubblico, quanto è amata la pallavolo nella nostra regione? Direi che l'Abruzzo ha vinto, ancora una volta. Pienamente d'accordo. Siamo qui a commentare un grande risultato, sono super soddisfatto, ho avuto dei riscontri positivi dal marketing FIBA, dalla federazione, ancora una volta l'Abruzzo ne esce alla grande e io sono assolutamente contento di questo. Peccato per il risultato, ma ci può stare. Anche ieri i due allenatori dicevano che a distanza di due giorni noi avevamo peggiorato un po' per i carichi, eccetera, e loro invece sarebbero venuti fuori grazie al lavoro che hanno fatto. Ci sono anche delle attenuanti, Gian Lorenzo Blengini, per esempio, a parte l'assenza di Quantoregna che già non era... Ma sì, certo, beh, insomma, è un giocatore importante, ma ci mancherebbe, ma noi dobbiamo arrivare bene lì. Noi in questa fase qua, anche la rotazione dei centrali è stata una rotazione molto figlia delle condizioni e dei rischi di ognuno. Noi in questa fase non possiamo rischiare nessuno, perché adesso cominciamo a essere così vicini al torneo che un intoppo può voler dire per qualcuno saltare il torneo, e noi questo non ce lo possiamo permettere, perché la cosa più importante è come lavoriamo nella quotidianità, ma è arrivare con tutti gli effettivi nelle migliori condizioni là. Da abruzzese diciamo un buon Cavuto, anche perché ti si tifava per lui, un bellissimo pubblico, un bellissimo impianto, credo che tu sia d'accordo, mister. E poi la prestazione di Nelly, che è stato molto convincente e secondo me il migliore. Sì, sì, ma allora sono tutte cose che non sorprendono a me, che lavoro con questi ragazzi quotidianamente da diversi mesi. Oreste credo abbia fatto un salto di qualità veramente molto importante tutto il periodo, non solo Volleyball Nation League ma anche precedente la Volleyball Nation League. Molto merito del suo impegno, della sua dedizione, della sua resistenza a una quantità di lavoro veramente grande, e credo che i risultati si vedano. Nelly è un giocatore che sente la fiducia, è un giocatore che ha fatto dei passi in avanti e come tutti ha delle serate in cui alcune cose gli vengono bene e serate in cui gli vengono meno bene. Stasera ha fatto una buonissima prestazione, come sempre l'alzare l'asticella per certi giocatori che stanno cercando dello spazio non solo in nazionale ma anche nei club è quello di avere una continuità di rendimento.